Annalisa Gaddi, docente di elettronica, tra le organizzatrici di questo evento. Vogliamo parlare un po' dell'organizzazione? Sì, allora questo evento nasce, diciamo, da due richieste che ci sono venute nel corso del tempo. La prima era quella di dare una, diciamo, visualizzazione a tutto quello che noi facciamo nell'ambito del coding e della robotica educativa, perché stiamo facendo un corso per gli animatori digitali della provincia di Campobasso, della regione Molise, per cui volevamo che fosse possibile per questi animatori che stanno seguendo il corso avere un po' una visuale di tutto quello che è possibile fare all'interno della nostra scuola. Mentre pensavamo di organizzare questa cosa, è arrivata, diciamo, la chiamata a questa settimana dei Makers, che è un evento che sta avendo luogo in questa settimana in tutta Europa, con oltre 450 eventi sparsi un po' ovunque, per cui ci sembrava che le due cose coincidessero e abbiamo pensato di creare questa sorta di giornata un po' fieristica in cui ognuno, diciamo, un po' ogni parte della nostra scuola mette in vista le cose che è in grado di fare, che hanno attinenza appunto sia con la tecnologia e sia anche con gli aspetti educativi della tecnologia e sia anche con il mondo dei makers. Per cui nasce un po' questa cosa così molto fieristica, però tutto sommato mi sembra interessante. Ecco. Facciamo qualche esempio di prodotto innovativo. Prodotti innovativi, beh, non so, adesso io qua vicino ci sono questi ragazzi che sembra hanno fatto questi oggettini molto semplici nell'ambito delle attività didattiche normali, quindi quella casetta è in sostanza una serranda automatizzata e quella cosa che sembra un po' molto brutta, però insomma funziona, è un piccolo braccio meccanico dove tutta la parte di gestione dell'elettronica e delle parti meccaniche che vanno messe in movimento è perfettamente funzionante, per cui ecco, loro hanno iniziato, sono ragazzi di terza, quindi appena entrati nel triennio di specializzazione di elettronica già riescono a fare delle cose, ma insomma potete vedere anche che, non so, in questo banco qua c'è la robotica, il coding, quindi la programmazione rivolta ai ragazzi più giovani, quindi alla fine della terza media quando vengono a fare orientamento, oppure nelle classi prime dove facciamo già un po' di programmazione, c'è un tipo di programma che è visuale, quindi ha immagini e con questo è possibile mettere insieme i comandi per creare diverse cose, oppure ancora ci sono i robottini, quindi le macchinucce che vengono programmate, questi sono dei Lego Mindstorm, quindi anche queste sono rivolte a ragazzi abbastanza giovani, primo e secondo anno, vengono programmati, costruiti e poi programmati con un apposito programma per cui si riesce a fare delle cose. Laggiù invece c'è una stampante 3D, quindi la stampante che viene utilizzata adesso nel mondo dei makers per fare le varie costruzioni, prototipazioni di oggetti per poi andare avanti con le proprie idee, con i propri sogni. E poi in fondo invece ci sono, diciamo, i sogni realizzati nell'ambito della musica, dove c'è la chitarra elettronica che l'anno scorso abbiamo portato alla Maker Faire a Roma, un evento molto importante da cui abbiamo avuto grandi soddisfazioni, RoboDrum, che è il robot che suona la batteria, e poi dopo c'è una meccanica suonante fatta dalla parte dei meccanici, per cui insomma, diciamo, c'è un po' di tutto, c'è anche gli informatici che creano dei giochi partendo da zero, e ci sono anche i chimici che hanno, diciamo, l'aspetto dei making per loro è rivolto al recupero di quelle attività forse un po' di una volta, che però stanno tornando all'avanguardia, tipo, che ne so, la ricerca degli oli essenziali e l'utilizzo di questi oli per fare diverse attività, tra cui per esempio le saponette. Per cui ecco, vi ho fatto questa panoramica di quello che si riesce a fare qua dentro. Siamo con Katia. Oggi che cosa presentate e nell'ambito di quale laboratorio? Allora, qui ci troviamo nel laboratorio di chimica strumentale e oggi vi farò vedere i saponi che noi prepariamo in laboratorio. Allora, la tecnica che utilizziamo è la stessa che usavano le nostre nonne. In pratica facciamo reagire l'olio d'oliva con l'idrossido di sodio e li portiamo in ebollizione. Dopodiché li mettiamo nel nostro contenitore, nel nostro stampo, e aggiungiamo del sale per dividere l'emulsione dal sapone. Qui ci sono dei saponi naturali, cioè senza colorazione e senza profumazione.
Qui invece abbiamo un sapone fatto con l'olio essenziale di olio d'oliva, infatti profuma appunto di olio d'oliva. Qui invece cannella e vaniglia, poi abbiamo tè verde e tiglio. E noi usiamo dei coloranti alimentari e in quanto alla profumazione andiamo a usare degli oli, cioè la profumazione degli oli essenziali che vi spiegheranno dei miei amici. Anna Maria, voi avete portato avanti anche uno studio riguardo l'aromaterapia, quindi l'utilizzo di questi oli essenziali nell'aromaterapia. Sì, allora diciamo con gli oli essenziali che vengono estratti dalla distillazione, noi li utilizziamo per vengono utilizzati effetti benefici per il nostro corpo. Ad esempio abbiamo il rosmarino che è un ottimo fa molto bene alla nostra salute perché incide sul nostro cuore, regola la pressione perché va a incidere sul sistema cardiocircolatorio. Viene utilizzato è usato come cosmetico, viene utilizzato molto anche per i capelli perché riduce la forfora e favorisce l'allungamento. Poi riduce anche l'acne, poi abbiamo la menta che anche è molto buona per la nostra salute perché riduce molte malattie, ha un effetto antibatterico, antiparassitario, è utilizzato nella maggior parte dei dentifrici proprio appunto perché riduce le malattie. Poi abbiamo la lavanda che è un'ottima cura contro il mal di testa, l'ansia, la depressione, l'insonnia, è utilizzato anche per far profumare i capelli e in molti cosmetici. Poi abbiamo la salvia che è utilizzata per la produzione di profumi e anche come aroma per molte birre e con la salvia viene prodotto anche il vermouth. E poi abbiamo la noce moscata, con l'olio di noce moscata è utilizzato per fare i massaggi, riduce i dolori intestinali, è utilizzato anche per i capelli grassi e per la cute untuosa. E questo è tutto. Siamo con Andrea, all'interno del laboratorio di biotecnologie, voi che cosa avete preparato? Sì, qui potete vedere un distillatore in corrente di vapore e attraverso questo distillatore noi distilliamo l'olio essenziale. Qui come potete vedere ci sono due palloni, nel primo pallone c'è solo l'acqua e nel secondo c'è in questo caso il rosmarino a macerare. In pratica si manda in ebollizione l'acqua e attraverso la formazione del vapore, attraverso questo tubicino, il vapore entra in quest'altro pallone e prende l'essenza del rosmarino che dopo in pratica va nel refrigeratore e attraverso la distillazione qui va nella beuta distillato di olio essenziale e l'acqua. In pratica si forma questo che però qui c'è anche l'acqua, però l'olio essenziale è in minima parte e quindi noi abbiamo lasciato l'olio insieme all'acqua perché le poche gocce sono veramente poche, quindi non era il caso di distillare. Anche questa puntata è terminata, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio, ma potete rivedere anche tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.